Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi video di recensione ho anche dei prodotti sia in provetta che in confezione grande. Iniziamo subito, prendo il mio quadernino e la prima cosa di cui voglio parlare è questo balsamo. La marca è Leofibra, la linea è Amido Mio. È un balsamo ultra delicato all'olio di riso. Disciplina senza appesantire per il bambino e la mamma, senza parabeni, ipoallergenico. Vabbè, dice che è delicato per la cute del bambino, ideale anche per la mamma. Ha un elevato potere districante, aiuta a sciogliere i nodi e a prevenirne la formazione, rendendo i capelli morbidi e luminosi. Facile da risciacquare, non appesantisce i capelli. È senza SLES, SLE, parabeni, coloranti, siliconi e oleo minerali. Allora, io avevo questo campioncino da 8 ml, sono riuscita a usarlo 2 volte, uno su di me e un altro, l'avete visto anche nel video, sull'extension, perché avevo visto che era un prodotto molto leggero, molto avevo letto comunque che era delicato, eccetera, allora l'ho voluto provare anche sull'extension per evitare che mi si rovinassero. Allora, l'ho trovato, rispetto a quanto dice, poco districante. Io non mi si creano troppi nodi, però questo estremo, come lo dice lui, potere districante io non l'ho visto. Una cosa che invece mi è piaciuta, aiuta a rendere il capello facile per la piega liscia. Per la piega riccia non l'ho provato, però capito, io in estate uso, questo prodotto l'ho usato in estate, uso un po' di schiuma per aiutare il mio capello naturale ad arricciarsi un pochettino, e con questo prodotto non ho avuto l'effetto che di solito ho con altri balsami, quindi è un prodotto che aiuta ad allisciare invece che a rendere il capello un pochettino più mosso, però con il tempo mi è piaciuto abbastanza. L'odore sa proprio, ancora si sente, capello di bimbo piccolino, molto delicato, mi è piaciuto come odore. Poi ho questi tre campioncini, sono della Specchia Sol e il balsamo corpo dolce miele. Allora, c'era questo all'olio di jojoba e miele, questo verde, poi questo qua arancione all'olio di mandorle dolci e miele, e infine questo rosa all'olio iperico, non so, e miele. Tutti e tre si sentono ancora, hanno un odore. Io il miele non lo sento in nessuno dei tre. Oddio, il mio naso com'è andato. Comunque è una specie sì, di balsamo cremina, molto abbastanza densa, facile da massaggiare sul corpo, va messa sul corpo dopo averlo lavato, lasciato agire un paio di minuti e risciacquato via. Dopo non avete bisogno di aggiungere crema nel posto doccia, e quindi è stato un prodotto eccezionale per i giorni più caldi di quest'estate, in cui dopo la doccia non avevo nessunissima voglia di incremarmi, perché così come mi incremavo, così sputavo crema, e quindi questi balsami corpo sono stati una manna dal cielo, mi sono piaciuti tantissimo, hanno lasciato il corpo, la pelle del corpo molto idratata, non secca, non ha lasciato quella sensazione di unto che prodotti così a risciacquo potrebbero rilasciare se non sciacquati bene. Corpo profumato, molto idratato, sono stati veramente una bellissima scoperta per questi giorni estivi molto caldi e mi sono piaciuti. Poi una matita labbra, questa è della Wycon, è la numero 1 matita labbra rosa. Allora, questa è la Mina e questo è il colore dalla Mina, c'è un altro tratto. È un colore rosa,
ma comunque molto color carne. È molto simile al mio colore di labbra, quindi io lo uso come base su tutte le labbra e poi su posso andare a mettere qualsiasi tipo di colore, dal rosso al vinaccia al viola, qualsiasi tipo di colore, perché non altera il colore. È veramente molto simile alle mie labbra. Se per esempio disegnassi e colorassi la parte di sotto, nessuno se ne accorgerebbe che sopra non c'ho niente, perché è veramente lo stesso colore. Questo mi è piaciuto tanto perché ho un pochino di difficoltà a trovare matite per le labbra che siano molto simili al mio colore naturale. O le ho trovate troppo aranciate o troppo fredde, quindi alteravano un po' anche la fisionomia dei miei colori naturali. Invece questa è molto simile e non mi ha alterato, diciamo così. Mi è piaciuta anche come delineatore di labbra, quindi mi ha aiutato a tenere sia il rossetto che il lucidalabbra all'interno del contorno, a non farlo trasbordare. Di solito con il rossetto è molto difficile che mi trasbordi, però con il lucidalabbra può capitare che tipo quelli molto colorati escano leggermente fuori dal contorno, invece è una buona base, disegna un buon contorno per non far fuoriuscire i prodotti. È molto morbida e confortevole, ha una buonissima durata. Io senza applicarci niente, quindi a nudo, ci sto anche 4-5 ore parlando, bevendo, mangiando no perché poi io strofino e quindi va via comunque, però resiste molto. E anche questo come prodotto mi è piaciuto molto. Pennello della Seta Blu Makeup Over. Oddio, esci fuori. Tutto viola, manico viola, testina viola, peli viola. Allora, è un pennello, l'ho usato e l'ho lavato tante volte ormai. È un pennello a setole molto compatte. Ed è tagliato obliquo, quindi buono anche per chi fa il contouring con prodotti in crema. Io lo faccio con prodotti in polvere, però avevo dei fondotinta sbagliati per il mio incarnato e quindi ho provato a fare il contouring con quelli ed è molto facile lavorare e sfumare il prodotto con questo tipo di pennello. Mi è piaciuto molto usato con il fondotinta. Il fondotinta che sto usando ora è quello della Brochet Pure Life. Non mi ricordo, vi lascio comunque il link alla recensione. Grazie a questo pennello, quel tipo di fondotinta che ha un effetto seconda pelle ha aumentato di moltissimo la sua coprenza naturale, se così si può dire. Mi è piaciuto anche come pennello per il correttore sotto gli occhi. Ovviamente è molto grande, quindi ho avuto difficoltà a lavorare il prodotto qui nell'angolo, però sotto ha sfumato bene, mi ha coperto molto bene le imperfezioni del contorno occhi. Ha un'asciugatura molto rapida, anche se le setole sono molto compatte, però è difficilissimo da lavare. Il prodotto penetra all'interno e si deve stare tantissimo tempo a cercare di pulire bene l'interno, perché potrebbe sembrare pulito, però se si va a fare questo giochino si vede che all'interno il prodotto in crema è ancora presente, quindi si deve aprire poco poco la setola senza spampanare perché ovviamente se no si rovina, cercare di pulirlo. Io ci metto almeno un 5 minuti a lavare questo pennello, però per tutto il resto ha un'asciugatura rapida, fa una bella copertura, stavo scassando tutto, aiuta a fare una bella copertura al viso, sfuma benissimo il fondotinta, mi piace. Mi sa che queste recensioni sono tutte positive. Glenova, crema piedi trattamento emolliente per talloni screpolati con allantoina, non so cosa sia, e burro di karité. È una crema emolliente studiata per conferire morbidezza alla pelle, restituendo più elasticità e meno suscettibile alle screpolature. Contiene burro di karité, quindi un burro vegetale a alto potere emolliente, allantoina, che non so cosa sia, per un peeling soft, delicato,
utile al rinnovamento cellulare e infine aloe vera nota per le sue proprietà cicatrizzanti. Allora, il prodotto si presenta in una confezione così a pot, a scatolina da quanti ml? 670 ml. Il prodotto all'interno è una cremozza bianca, molto compatta. Dove la metto? Metto quest'altra mano. Si assorbe abbastanza rapidamente. Ora ne ho messo una squintalata, però si assorbe abbastanza rapidamente. L'unica cosa che non mi è piaciuta di questa crema è che quando nelle giornate molto calde o l'ho messa sui piedi, diciamo la prima oretta, se mettevo subito la scarpa, il sandalo, il mio piede scivolava troppo in avanti perché è bella compatta, quindi è comunque necessita di un periodo lungo per essere assorbita. Se invece, vabbè, passa un pochino più di tempo, questo problema non sussiste perché piano piano la crema penetra all'interno, ammorbisce ciò che deve ammorbidire, idrata ciò che deve idratare e lascia il piede molto vellutato. Però, veramente, per esempio, ora mi metto questa crema al piede e nel giro di mezz'ora devo scendere, quindi metto, in estate avrei messo i sandali, avrei fatto scivolone. L'unica cosa che non mi è piaciuta, l'odore è delicato. Una crema semplice, mi ha aiutato molto a tenere a bada le screpolature del tallone e degli esterni del piede. L'ho usato anche sul giro cuticole delle unghie dei piedi, le ha idratate tantissimo. Io quest'estate ho fatto un solo pedicure in tutta l'estate fatto dall'estetista. Poi per il restante mi sono tra virgolette arrangiata da sola con spingicuticole per le cuticole, pietra pomice che pure di recensie vi lascio la recensione e il mio piede è stato tranquillo, era morbido, idratato, non aveva screpolature strane, anche grazie a questa crema qua che mi è piaciuta molto. Un altro pennello sempre della seta blu, questo è un due fibre. Più o meno è molto simile, il manico, lo faccio vedere, vieni fuori, mi dovevo recensire vicino, comunque, i manici, uno è un po' più chiatto, questo di che ho recensito prima, questo è un pochino più slim, anche come peso è differente, oddio, la parte di sopra pure è viola, no? Allora, strutturalmente mi sembra un po' deboluccio qua, lo sento che si muove. I peli ovviamente sono viola e bianchi sopra, molto soffici e molto morbidi. Cosa dello shampoo che ho usato? L'ho lavato tante volte, quest'estate è stato il mio pennello per la finta abbronzatura, quindi l'ho lavato aiosa. E non ha perso neanche un pelo, non ha perso la forma. È un pennello che mi piace molto. Allora, andiamo con calma. L'ho usato con diversi prodotti. Prima di tutto per applicare il fondotinta, sempre quello là di cui parlavo prima. Magari vi lascio anche in questo momento il pezzettino in cui parlo dell'applicazione di quel fondotinta con questo pennello. Comunque lascia un aspetto molto. Sì, molto trasparente, però riesce a rendere il viso molto omogeneo e facile da lavorare il prodotto in crema. L'ho usato con la cipria, per questo è un pochino. Mi sa che serve per perdere un pelo? No, ora ho detto che non perdi i peli. Comunque, per la cipria lo trovo un pochino piccolo, però può essere utile, non so, per il contorno, occhi, il naso, il mento. Forse per le guance e il resto del viso è un pochino troppo piccolino, però si può fare. Come dicevo prima, l'ho usato come pennello per applicazione della terra abbronzante, quindi praticamente, visto che ha le setole molto distanziate, riuscivo a prendere il giusto quantitativo di terra abbronzante per regalarmi un aspetto abbronzato al viso, ma non diventare un umpalumpa. Quindi io prendevo un po' di prodotto, toglievo l'eccesso, controllavo ovviamente, poi iniziavo prima a passarlo leggermente sul viso, sulla fronte,
andavo sul naso e sul mento, che sono ovviamente le parti che il sole bacia per primo. Riprendevo un altro po' di prodotto, toglievo l'eccesso, ovviamente lavoravo sulle guance salendo su, passando sul naso e salendo dall'altro lato, e infine come ultimo tocco i due tre sul viso, e ovviamente sfumavo un po' sul collo, se avevo magliette scollate scendevo ancora di più, ma ho avuto la pelle molto, questa finta abbronzatura che sembrava quasi naturale, e mi hanno fatto un sacco di complimenti quest'estate. Oh, come sei abbronzata, come ti sta bene questo colore. Sì, grazie, mi so truccare, ogni tanto dicevo. Poi, come fard, sto leggendo sempre dal mio quadernino, come fard l'applicazione, sempre per il principio che le setole sono molto distanziate, è molto leggera, quindi se avete un fard di cui vi piace il colore però ha una pigmentazione esagerata, con questo pennello il colore si risulta, però non vi lascia le due chiazze a mo' di Heidi. Per il resto si lava velocemente, si asciuga altrettanto velocemente, veramente l'ho lavato tante di quelle volte che ho perso il conto, non ha perso veramente neanche un mezzo pelo. Ok, recensione finita, spero che queste recensioni vi siano state utili, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!